nascosta tra le colline del nord delle Marche, c'è una città che non è una vera e propria città. Urbino è nata dalla visione di un duca che sapeva fare la guerra ma amava l'arte. E qui su questo poggio volle creare la propria versione della città ideale. L'obiettivo di questo viaggio è conoscere chi ancora oggi abita quest'utopia, fatta di mattoni piazzati ad arte e forgiata con le lame dei suoi guerrieri. I vicoli di Urbino rafforzano l'idea di vivere in un'utopia perché ricordano tremendamente i quadri di Escher, anche se, per goderne al meglio, è necessario un po' di allenamento. Urbino è famosa per aver dato i natali a uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. A soli 11 anni, Raffaello lasciò il ducato per entrare nella bottega del Perugino. Fu determinante il fatto di essere nato e di aver trascorso la giovinezza nella città del duca.